ragazze, ciao ragazzi! Ciao a tutti! Ormai non sono anche qui a presentarvelo, perché c'è di nuovo un ospite speciale nel mio video, si tratta di Lil! Yeah. Comunque io vi ricordo di mettere like al video se vi piace, se vi piacerà, e iscrivetevi al canale, mi raccomando! Ma che sei a... Cosa attivando la campanella, così non perdete... Prendi in giro! Sto facendo, sto indicando, scrive, no? Cioè, sai che gesticolo io. Oggi faremo un video che ci avete chiesto in tantissimi ragazzi, cioè fare la reazione ai nostri vecchi vlog di quando stavamo assieme, di quando abitavamo qui in Olanda assieme. Perché nonostante sia ormai diventata... come dire, un'idea che si sono fatti tutti, che abitiamo assieme, non è così, ragazzi, almeno per il momento, perché io penso che prima o poi Lil lo comprerà il biglietto per tornare a Bologna. Sono fiduciosa, ma neanche tanto. E tra l'altro vado ad unire, cioè l'idea di questo video è arrivata sia dalle vostre richieste, perché volevate che facessimo appunto la reaction, ma anche dal fatto che mi chiedete in tantissimissimissimi, veramente, cioè mi arriva costantemente questa richiesta di riaprire, di rendere pubblico nuovamente il nostro canale, perché appunto noi oggi faremo la reaction ad alcuni video che sono privati da 4-5 anni, che quindi molti di voi non hanno mai visto, perché si trovano in un canale che adesso è privato e che era appunto il nostro canale dei vlog. Esatto, il nostro ex canale, sì. Il nostro ex canale da ex fidanzati. Sì. Alcune cose cosa non c'è? Cambiano, ragazzi. Cosa c'è, amore? Amore mio, vuoi dire buongiorno? Buongiorno. Non aveva neanche le lentiggini. Buongiorno. Oh, non aveva le lentiggini, non aveva. Cosa stai puntando? Però la faccia da pantalone è sempre uguale. Questo era nella nostra seconda casa, cioè non l'appartamento, ma la casa che avevamo la seconda. Gatto Tebert, ma... Ormai possiamo dirlo, ma era nel quartiere di Sloten ad Amsterdam, che è un quartiere bellissimo, dove c'è l'unico mulino che tra l'altro si può visitare dall'interno, e ve lo consigliamo. È vero, ci siamo stati più volte anche di fare passeggiate, prendere patatine. Sì. Ah sì, le patatine di Patazzac. Non ce la farei, tant'è che i primi video me li editava lui. Adesso andiamo a vedere. Me li editava lui, sì, ma tipo i primi pronto. Tre. Ah, ok, no. Sto aspettando che si prepari. No, ok, no, so Nil senza barba, Nil senza barba, stavi mille volte meglio, by the way. Nil magro anche. Nil magro. È la mia felpa preferita. Amica, è la tua felpa preferita, pure. Molto elegante. E questa pettinatura poi, cioè, dovrebbe essere un po' di genere. 7 anni fa, Nil, guarda che piccolo che eri, io mi vedo sempre uguale. Aspetta un attimo, è venuta qui. Ma dai, stavo male, quell'epoca, cioè... Perché stavi male? Ma devi raccontare proprio tutto. Mario, siamo andati qua in cima. Sembra antico. Questo è quello che ho imparato da questo film. Sì, dove c'erano degli armadi antichi e non trasferiti in una casa vecchia. No, mi sembrava il cinema. Anche di nascosto guardi il video. A volte. Ecco, ragazzi, sì. Mio Dio! Ho appena finito di filmare un video per il mio primo canale. Ma avevo filmato un video da ridere per questo. Tipo come non truccarsi. Sì, ma cioè, se vedete voi i video vi prendo un colpo. Perché? Tutta la nostra successo, però vi... 10 ottobre 2013. Quindi adesso la faccio riposare un po'. Guardati. Mi sto facendo il balletto di Enrico. Già li facevi i balletti! No, perché dovete sapere, l'abbiamo detto che sì, adesso... Sì, è già pubblica. Ah, ecco, che vai a scuola di tango, no? Quindi vedi che usciva già la tua passione per il ballo nei vecchi video? Sì, ma quei balletti lì è meglio non farli vedere. No. Per fortuna hai messo prima il canale. È meglio che resti così, dici. Sì. No, però tango ci farai vedere un video in cui balli tango? Ci farai qualche passo per noi in anteprima? Non so, vedremo. Nil è timidissimo su questo, è incredibile. Ci ho messo mesi per farmi mostrare un pezzetto di video in cui balla. Basta adesso. Ah, basta, ok. Okay. Cioè, ok, ho capito che devo cambiare argomento perché stai diventando fucsia. No, un po' sì, aspetta. Cosa c'è, mamma mia? Ma anche adesso? Il vlog è assolutamente... Ma anche adesso partono tutti così. Sì, ecco, gatto da perché grida, scusa. Perché ti vuoi mangiare, amore mio?
Anche oggi si inizia la giornata con il mio solito frullatone. Soliti frullati miei. Fragole, mirtilli rossi e banana. Si giro col treppiedi perché io non ce la faccio. Perché stare così 10 ore non è meglio. Perché in realtà il video outfit durerà tipo, non so, 2 minuti. Ah, se mandate a filmare un video outfit vicino a casa. Aspetta, fa quelle scelte. All'epoca non esistevano ancora i treppiedi. No, aspetta, allora dovevo fare io da treppiede. Scusa, cos'era? Era il 1890, scusami. Come non esistevano i treppiedi? Certo che esistevano, che io già avevo. All'epoca. Sappiamo 200 anni, ma io non lo so. Ah, le musichette con il giro in bici, che belli. Ah, quello lo conoscevo, era mio. Chi era tuo cosa? Che adesso se ti beccano che vai in bici con la fotocamera ti becchi la multa, tipo, sì, non puoi tenere nel cellulare né in mano videocamera, niente. Beh, e giustamente ti distrai da guidare. Ti mettono bella GoPro davanti. Dove metterò la bici? Sì, via. Sì, sì. Vediamo questo. Oh, questo è il 17 dicembre 2013, ragazzi, quindi piena atmosfera natalizia. Manca solo la neve. Manca solo la neve. Che bello, il giro per Amsterdam con la bici. Un cappellino. Nil senza barba, ma quanto stavi bene. No, vabbè, ragazzi, vi prego, io voglio adesso che tutti voi mi scriviate nei commenti se secondo voi Nil sta meglio con o senza la barba. Secondo me senza. Secondo te come, evidentemente. Scrivetecelo, scrivetelo, vi giuro, sono troppo curiosa. Perché ci sono un sacco di ragazze che ti scrivono quanto sei figo, quanto sei buono, Nil, con la barba, eh. Solo l'effetto barba è quello. Ah, è così, sì, dici. Cioè, tu praticamente ti sei fatto crescere la barba e stendi tutte. Sì, esatto. È una tecnica. Adesso si va a comprare i miei occhiali da sole. Oddio, gli occhiali da sole. Perché siccome quando glieli ho consigliati io. Ma no, siamo sicuri che tipo. Quando glielo consigliate, cioè, voi? 20 anni fa. Dobbiamo andare a prendere gli occhiali. No, vabbè, sei. Sì, quasi 7 anni. Occhiali, io. Ok, se è un secolo che ti dico di prenderli, non mi credi. Io mi vedo sempre uguale. Sì, grazie a tutte voi. Solo che mi truccavo molto di più. Cioè, tipo, facevo sempre smontiai abbastanza pesanti fino a un paio d'anni. Cioè, cosa più colorata, forse più vivace. Beh, è uno smokiaghe colorato, vivace, nero, marrone. Sì, le labbra un po' più. Progetto, io sto letteralmente congelando qui, quindi proporrei di andare. Io ti sto scaldando. Grazie. Mi scaldavi sempre. Mi scaldavi sempre. Siamo tornati a prenderli. Ah, che bello, avevamo messo tutte le lucette davanti a casa, non me lo ricordavo. Sì, mi ha chiesto tipo per non so quanto tempo, dopo un po', tipo prima di Natale l'ho messa. Sì, no, mi ricordo che volevo tantissimo queste lucine, chissà dove sono. Sono curiosa, ragazzi, ma cioè a me non mi viene così naturale. Ogni volta che vedo Gatto Derby, non te, Gatto Derby, rido sempre il fatto che lui dice a me mi viene di rispondere e dico cioè non so se anche voi fate la stessa cosa, tipo non c'è so. Davanti allo schermo. Sì, scrivete, è una curiosità mia, voglio sapere, scrivetelo, vi prego. Tutti davanti allo schermo fanno Sì. Non gli rispondo, ma no, ti sto prendendo. Ah, ok, no, perché io lo faccio, cioè ogni volta che lo rido avevo Gatto ciao Gatto Derby. Ecco, immaginate, io arrivo giù la mattina e sento Denver e lì e io penso, madonna santa. Dove sono finita? Carolina, mi avevo chiamato mio patatone. Cosa ti fai qua tu? Cosa ti fai quando ti mimetiti che sei giù? Siamo alla preparazione qua, la tavola più Nire i famosi barbecue. Uno dei più bei momenti in Olanda. Si è spaventato, sono scesi tipo 20.000 gabbiani. Mi ha preso un infarto ed è scappata di. La gatta fa la coraggiosa, ma poi non è tanto coraggiosa. No! No, il mio vecchio computer, cosa stavo guardando la partita? Il mondiale europeo. Siamo a 83 minuti. Olanda-Messico, e noi ovviamente ti favamo Olanda, tutti arancio, tutti. Nil si è messo anche il volo. Perché l'Italia non c'è, non sai. Ahimè, sta perdendo 1-0. L'ho detto. Pochissimi minuti alla fine. E niente, ho detto non niente dell'arancione, dobbiamo. Forse per questo abbiamo portato sfiga. Hanno sognato! Sì, sì, sì. Che strano che ci chiamavamo amore. Non era strano? Ogni tanto dirlo. Anche a me, a volte mi viene a dire amore, ma non lo so perché io per 14 anni ti ho sempre chiamato amore, quindi ho fatto che lui si chiamasse. Sì, prendi sto amore. I mega panini di Nil. Questo dobbiamo vederlo, ragazzi, eh. Fatidico. Ecco un'altra mia gioia. Un'altra gioia. Il McNeil. 20 strati di panino. Chicken
McChicken Nilburger. McChicken Nilburger? McChicken Nilburger. È composto da ketchup, maionese, sottilette, pollo, chicken e tante patate. Patate dentro. Bene, direi che parecchio like. Questo è molto like per lo standard. So. Guarda che roba! I mitici McNeil che tutti si ricordano, c'è, ragazzi. Una volta. Come dimenticarli? Adesso no, non li mangi più i McNeil. Si me parlo duro. Recupereremo. Va bene. E anche il nostro atleta ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Votazione 10. Buono? Io che come al solito sfamo gli animali, cioè proprio la mia natura, io sfamo gli animali. Stare attenti, le attaccano. I cigni erano cattivi. No, sai cosa voglio guardare? Voglio guardare l'ultimo vlog prima che ci lasciassimo. Questo è del... Sei sicura? Perché cosa c'è di male? Quando è aprile 2015 e noi ci siamo lasciati a giugno 2015. Quindi... dopo due mesi ci siamo lasciati. Tu manco ti ricordi? C'è tutta la gente. Cosa stanno facendo in questo momento? La gara, cioè, so che è successo. Fuori! Scusa, non ti ricordi le robe? Scusa, capito, non siamo più insieme, ma te devi ricordare comunque, Mi sono avanzata dal prossimo. Guarda la colazione di Lil. Wurst e patate al forno, miste a cioccolato, cioè cacao. Che roba abbondantissima abbiamo. A parte che vogliamo far vedere le uova sode. Ah, questo era il periodo di Pasqua, dopo Pasqua. Sì, spero, spero che la collezione di domenica ci sia ogni giorno così. No, non credo. Sono riuscite veramente un disastro. Bellissimo, però abbiamo le uova di cioccolato, tipo quelle. Ma a me non piaceva tanto, cioè, mi piaceva il giardino, ma non tantissimo la disposizione delle stanze. Sempre Dever che parla nei miei video, non può mancare mai. Che bravo. E notare. Amore, sei contento? Sì. Intanto vado a truccare. Amore, sei contento? Ecco, qui siamo andati in Luna Park. Notare che in inverno quasi tutti i miei vlog erano bui, perché lì fa buio molto presto in inverno, quindi. Noi siamo fortunati perché sono sì, in estate è meraviglioso. 9:30, 10 è ancora chiaro. Sì. Io con rossetto fucsia che mi sta malissimo, però... Vedete vedere la videocamera, va tipo a musica, a tempo. Questo io ci ho provato, ma vi giuro, non sono mai riuscita a vincere niente. Ma secondo voi sto bene truccata così? Avevo smoky scurissimo, tipo rossetto fucsia, un po' esagerato, no? Forse sono io che non sono più abituata. Così non si vede così. Cioè, sei andato a fare il giro per città, così, molto fashion, molto... E non avevo il filler al labbro superiore, che strano. Mi vedo il labbro sopra piccolo. No, vabbè, non c'è tantissima differenza, però la vedo. Tu la vedi? Sì, adesso che ci sto attenta, sì. Io che mangio, come al solito, questo non cambia. 25 febbraio 2015. Cosa? Quello fu il giorno che... Sto decidendo cosa fare per colazione, ma quando firmiamo i reality non c'è mai niente nel nostro frigo, che è praticamente vuoto. Che tristezza. A meno che io non voglia farmi il frigo vuoto, quindi non è che è quando firmo i reality i vlog. Ah, guarda la Coca-Cola Life, quella drink al lampone, e a parte che ha 0% di grassi, ma è veramente veramente buonissimo. Scrivete la mia email, il contatto qui sotto per richieste di altri video. Ecco, scrivetemi le richieste di altri video. Non lo so, tu dovevi fare dei video. Una delle tantissime volte che ti trascinavo a fare shopping in giro. Ma ti manca anche un momento. Non è vero. Ti consiglio così allora, però, i miei cucini. Oggi andiamo in un ristorante dove non siamo mai stati. E io oggi sono contento per due cose. Perché finiamo. No, sono contento perché finiamo il vlog per due cose. Ok. La prima è... Andiamo a Napoli. Voi non sapete, ma io sto aspettando già da tipo 2-3 settimane per provare la nuova Coca-Cola Life. Cosa? Ci volevi provare la Coca-Cola Life? Ah. A parte questo. Il fa, allora, io perché Nilo ha tutti questi piani, no? Allora, io adesso ho comprato la Coca-Cola Light e adesso farò vedere la prima Life, scusa, Light, la Coca-Cola Life. E allora adesso io l'assaggerò nel video reality, così faremo in diretta la reazione, il testing della nuova Coca-Cola Life. Solo che poi non l'abbiamo fatto. E quindi la Coca-Cola Life è là che aspetta Nil, tipo... Però mi consta già, mi
che mi sa che era uscita prima. Io ho buttato tutto nel frattempo. Ah, questo era il ristorante che andavamo sempre a sciabu-sciabu. Non c'è nessun sushi. Sulla mia sedia non posso sedermi in qualcosa perché c'è una certa signora gatta. Un giorno signora gatta vuole lottare lei. Sempre uguale gatta stellina. È sempre uguale gatta stellina. Gatta stellina. Yeah, te lo giro in bici. Bellissimo, sì. Come? Sono qua, prima del giorno del bar. Scusa. Sono arrabbiata con voi perché due di voi mi hanno scritto che mi hanno visto qua ad Amsterdam. Uno da Forever 21, l'altro invece ci ha visto quando eravamo in bici. E non va bene perché non mi avete fermato. Allora, entrambi mi hanno scritto, non volevo disturbarvi, forse quella... È vero, che strana questa cosa. Ad Amsterdam quando mi fermavano mi sembrava stranissimo. Invece tipo in Italia mi succede più volte al giorno, a Trieste mi succedeva più e più volte al giorno. E invece, cioè, è stranissimo tornare adesso qua a vivere questa esperienza. Sì, e non mi ferma nessuno, o quasi nessuno, se non ad Amsterdam. Mi raccomando, fermatela, se vedete in giro per Amsterdam dovete fermare. Sì, questo fermare. Sempre, perché mi fa super piacere, non solo se mi vedono ad Amsterdam, anche se mi vedete in Italia. No, solamente ad Amsterdam, ragazzi, no. Se lo vedete in giro, non avvicinatevi. Perché? Solo da... No. Ma no, salutatemi dovunque, ovunque, sempre, venite ad abbracciarmi, mi raccomando, io ci tengo davvero. Perché? No, lo so, le mancano gli abbracci, mi raccomando, quando venite vedete un bel abbraccio e sta benissimo. Ah, intanto sento qualcuno. Ragazzi, ci stiamo sistemando, casina nuova. Sì. Ah, qua ci eravamo appena trasferiti. Praticamente alla fine qui in cucina e soggiorno, adesso vi farò vedere altri progressi, anche se non voglio farvi vedere come a te piaceva stanza, tanto. Tanto sarà pronto. Ecco, tanto di questo, quindi, no, caro. Qua sei sempre ospite, caro. Prima o poi ritornerai in ufficio lì a Bologna, prima o poi. La come? Dovevi tornare a settembre. Siamo veramente. Sì, nel frattempo se ci scoppierà un'altra pandemia, speriamo di no. Ma sono sicuro. Ma spero proprio di no. Mi raccomando, ragazzi. Cioè, rimane bloccato in quarantena a casa mia. Controlliamo i commenti e vediamo se lo vedi qua già è iniziata un po' di barbetta. Che sì, no, così, così ti sta bene. Così ti sta bene. Così un po' esagerato, però un pochino ti sta bene. Questi, più, dai, ma via di meglio. Cioè, da questa... A me non piace la barba, cosa ti devo dire? Cosa ti sei fatto lì? Dove? Qui è un cerotto enorme, no, che beve di sangue, vai, svieni, succede il finimondo, che Neil quando vede il sangue sviene, guardiamo la serie TV, CSI sviene, no, voi non potete capire. Ma se succede. È vero. Succede almeno. No, succede. No. Ma è vero, da quando ci siamo mollati tu mi hai successo, quindi ero io. Tu dici, ma quando ti capitava veramente, sai come mi spaventavo? Cioè io ero spaventata, ma smettila! Non è che hai preso il biglietto di ritorno per domani per caso? Domani hai preso il biglietto? No, però posso cominciare a pedalare con la bici? Pedali con la bici? Sono ancora vuota, devo ancora. Puoi star dritto, cioè o sei così o sei così. Cioè non lo so cosa, ondeggi tu, sei come Audrey che quando cammina ondeggia. Ok ragazzi, questo è quanto per il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto, smettila di farmi il verso. Ci ho provato. Non sei divertente. Non so com'è, c'è cioè, qualcosa di strano. Non che lo so, mi viene il momento, ok? E dopo libera il... Quindi questo è quanto per il video di oggi. Spero tanto che vi sia piaciuto. Io vi mando, noi vi mandiamo un bacio grandissimo. Un mega bacio. Io vi abbraccio come al solito mentre Neil mi guarda perplesso. E vi abbraccio. Vi abbraccio forte, forte, forte. Cosa hai detto? Dove stavi guardando? Non toccarmi. Non ho guardato. Dove stavi guardando? Non ho guardato. Hai detto tu, non posso dire dove guardo. Cioè, nel senso... Beh, girati dall'altra parte che io devo dare l'abbraccio ai miei follower. Quindi questo è quanto per il video di oggi, a parte le battute di Neil. Non sono tutto dell'ostro. Bacio quindi... grande. Adesso che stai nel videocamera, aiuto ragazzi, se non mi vedete più mandate i soccorsi qua, vi prego. Okay. Mamma, ti voglio bene, tutto bene, ciao. Così ti impari a guardarmi sedere. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.